La storia di Italia di Francesco Guicciardini, gentiluomo fiorentino. Libro primo, capitolo terzo. Possedeva l'Anguillara, Cervetri e alcune altre piccole castelle vicine a Roma Franceschetto Cibo Genovese, figliuolo naturale di Innocenzo Pontefice, il quale è andato, dopo la morte del padre, sotto l'ombra di Piero de' Medici, fratello di Maddalena, sua moglie, a abitare in Firenze, non prima arrivò in quella città che, interponendosene Piero, vendé quelle castella per 40.000 ducati a Virginio Ursino, cosa consultata principalmente con Ferdinando, il quale gli prestò occultamente la maggiore parte dei danari, persuadendosi che a beneficio proprio risultasse quanto più la grandezza di Virginio, soldato, aderente e parente suo, intorno a Roma si distendesse, perché il re, considerando la potenza dei pontefici essere un strumento molto opportuno a turbare il regno di Napoli, antico feudo della Chiesa romana, e il quale confina per lunghissimo spazio col dominio ecclesiastico, e ricordandosi delle controversie le quali il padre e egli avevano molte volte avute con loro, e essere sempre parata la materia di nuove contenzioni per le giurisdizioni dei confini, per conto dei censi, per le collazioni dei benefici, per il ricorso dei baroni e per molte altre differenze che spesso nascono tra gli stati vicini, nemmeno spesso tra il feudatario e il signore del feudo, ebbe sempre per uno dei saldi fondamenti della sicurtà sua che da sé dipendessino o tutti o parte dei baroni più potenti del territorio romano, cosa che in questo tempo più prontamente faceva, perché si credea che appresso al pontefice avesse a essere grande l'autorità di Lodovico Sforza, per mezzo del cardinale Ascanio suo fratello. Né lo muoveva forse meno, come molti credettono, il timore che in Alessandro non fosse ereditaria la cupidità e l'odio di Calisto III pontefice, suo zio, il quale, per desiderio immoderato della grandezza di Pietro Borgio, suo nipote, avrebbe, subito che fu morto Alfonso padre di Ferdinando, se la morte non si fosse interposta, a consigli suoi, mosse l'arme per spogliarlo del regno di Napoli, ricaduto, secondo affermava, alla Chiesa. Non si ricordando, tanto poco può spesso negli uomini la memoria dei benefici ricevuti, che per opera di Alfonso, nei cui regni era nato e cui ministro lungo tempo era stato, aveva ottenuto l'altre dignità ecclesiastiche e aiuto non piccolo a conseguire il pontificato. Ma è certamente cosa verissima che non sempre gli uomini savi discernono o giudicano perfettamente. Bisogna che spesso si dimostrino segni della debolezza dell'intelletto umano. Il re, benché riputato principe di prudenza grande, non considerò quanto meritasse di essere ripresa quella deliberazione, la quale, non avendo in qualunque caso altra speranza che di leggerissima utilità, poteva partorire da altra parte danni gravissimi. Imperocché la vendita di queste piccole castelle incitò a cose nuove gli animi di coloro a quali o appartenevo o sarebbe stato utile attendere alla conservazione della concordia comune, perché il pontefice, pretendendo che, per l'alienazione fatta senza saputa sua, fussino, secondo la disposizione delle leggi, alla sedia apostolica devolute, e parendogli offesa non mediocremente l'autorità pontificale, considerando oltre a questo quali fussino i fini di Ferdinando, empie tutta Italia di querele contro a lui, contro a Piero de' Medici e contro a Virginio, affermando che, per quanto si distendesse il potere suo, o per alcuna opportuna ritenere la dignità e le ragioni di quella sedia, non pretermetterebbe. Ma non manco se ne commosse Lodovico Sforza, al quale erano sempre sospette le azioni di Ferdinando, perché, essendosi vanamente persuaso, il pontefice coi consigli di Ascanio e suoi aversi a reggere,
gli pareva perdita propria ciò che si diminuisse della grandezza d'Alessandro, ma soprattutto gli accresceva la molestia il non si potere più dubitare che gli aragonesi e Piero de' Medici, poiché in opere tali procedevano unitamente, non avessino contratto insieme strettissima congiunzione. I disegni dei quali, come pericolosi alle cose sue, per interrompere e per tirare a sé tanto più con questa occasione l'animo del pontefice, lo incitò quanto più gli fu possibile alla conservazione della propria degnità, ricordandogli che si proponesse innanzi agli occhi non tanto quello che di presente si trattava, quanto quello che importava l'essere stata, nei primi dì del suo pontificato, disprezzata così apertamente dai suoi medesimi vassalli la maestà di tanto grado. Non credesse che la cupidità di Verginio o l'importanza delle Castella, nonché altra cagione avesse mosso Ferdinando, ma il volere, con ingiurie che da principio paressino piccole, tentare la sua pazienza e il suo animo, dopo le quali, se queste gli fussino comportate, ardirebbe di tentare alla giornata cose maggiori. Non essere l'ambizione sua diversa da quella degli altri re napoletani, i nemici perpetui della Chiesa romana, perciò avere moltissime volte quegli re perseguitati con l'arma i pontefici, occupato più volte Roma. Non avere questo medesimo re mandato due volte contro due pontefici gli eserciti con la persona del figliuolo insino alle mura romane? Non avere quasi sempre esercitato inimicizie aperte coi suoi antecessori? Irritarlo di presente contro a lui non solo l'esempio degli altri re, non solo la cupidità sua naturale nel dominare, ma di più il desiderio della vendetta per la memoria delle offese ricevute da Caristo suo zio. Avvertisse diligentemente a queste cose e considerasse che, tollerando con pazienza le prime ingiurie, onorato solamente con cerimonie e nomi vani, sarebbe effettualmente dispregiato da ciascuno e darebbe animo ai più pericolosi disegni. Ma risentendosene, conserverebbe agevolmente la pristina maestà e grandezza e la vera venerazione dovuta da tutto il mondo a pontefici romani. Aggiunse alle persuasioni offerte efficacissime ma più efficaci fatti. Aggiunse alle persuasioni offerte efficacissime ma più efficaci fatti, perché gli prestò prontissimamente 40.000 ducati e condusse seco a spese comuni, ma perché stessino fermi dove paresse il pontefice, 300 uomini d'arme. E non di meno, desideroso di fuggire la necessità di entrare in nuovi travagli, confortò Ferdinando che disponesse Verginio a mitigare con qualche onesto modo l'animo del pontefice, accennandogli che altrimenti gravissimi scandoli da questo lieve principio nascere potrebbero. Ma più liberamente e con maggiore efficacia ammonì molte volte Piero de' Medici che, considerando quanto fosse stato opportuno a conservare la pace d'Italia, che Lorenzo suo padre fosse proceduto come uomo di mezzo e amico comune tra Ferdinando e lui, volesse piuttosto seguitare l'esempio domestico, avendo massime a pigliare l'imitazione da persona stata di tanto valore che, credendo a consigli nuovi, dare a altri cagione, anzi piuttosto necessità, di fare deliberazioni le quali alla fine avessino a essere perniciose a ciascuno. E che si ricordasse quanto la lunga amicizia tra la casa sforzesca e quella de' Medici avesse dato all'una e all'altra sicurtà e reputazione, e quante offese e ingiurie avesse fatte la casa di Aragona al padre e ai maggiori suoi alla Repubblica Fiorentina, e quante volte Ferdinando e prima Alfonso suo padre avessino tentato di occupare, ora con armi, ora con insidie, il dominio di Toscana. Ma nocevano più che giovavano questi conforti e ammonizioni, perché Ferdinando,
stimando essergli indegno cedere a Lodovico e a Ascanio, dagli stimoli dei quali si persuadeva che la indignazione del pontefice procedesse, e spronato da Alfonso suo figliuolo, confortò segretamente Virginio che non ritardasse a ricevere, per virtù del contratto, la possessione delle Castella, promettendo difenderlo da qualunque molesta gli fosse fatta. E da altra parte, governandosi con le naturali sue arti, proponeva col pontefice diversi modi di composizione, confortando non di meno Virginio occultamente a non consentire se non a quelli per i quali, soddisfacendo il pontefice con qualche somma di danari, avesse a ritenersi le Castella. Onde Virginio, preso animo, ricusò poi più volte di quegli partiti i quali Ferdinando, per non irritare tanto il pontefice, faceva istanza che egli accettasse, nelle quali pratiche, vedendosi che Piero de' Medici perseverava di seguitare l'autorità del re e essere vana ogni diligenza che per rimuovernelo si facesse, Lodovico Sforza, considerando se come desimo quanto importasse che dagli nemici suoi dipendesse quella città, il temperamento della quale soleva essere il fondamento principale della sua sicurtà, e perciò parendogli che gli soprastessino molti pericoli, deliberò alla salute propria con nuovi rimedi provvedere. Conciosa che gli fosse notissimo il desiderio ardente che avevano gli aragonesi che fosse rimosso dal governo del nipote, il quale desiderio, benché Ferdinando, pieno in tutte le azioni di incredibile simulazione e dissimulazione, si fosse sforzato di coprire, nondimeno Alfonso, uomo di natura molto aperta, non si era mai astenuto di lamentarsi palesemente della oppressione del genero, dicendo, con maggiore libertà che prudenza, parole ingiuriose e piene di minacce. Sapeva oltre a questo Lodovico che Isabella, moglie di Giovan Galeazzo, giovane di virile spirito, non cessava di stimolare continuamente il padre e l'avolo che, se non gli muoveva la infamia di tanta indegnità del marito e di lei, gli muovesse al manco il pericolo della vita al quale erano esposti insieme coi propri figliuoli. Ma quel che più angustiava l'animo suo era il considerare essere sommamente esoso il suo nome a tutti i popoli del Ducato di Milano, sì per molte insolite esazioni di danaro che aveva fatte, come per la compassione che ciascheduno aveva di Giovan Galeazzo legittimo signore, E benché egli si sforzasse di fare sospetti gli aragonesi di cupidità di insignorirsi di quello Stato, come se essi pretendessino appartenersi a loro per le antiche ragioni del testamento di Filippo Maria Visconte, il quale aveva istituito eredi Alfonso padre di Ferdinando, e che per facilitare questo disegno cercassimo di privare il nipote del suo governo, nondimeno non conseguitava con queste arti la moderazione dell'odio concepito, né che universalmente non si considerasse a quali scellerateste soglia condurre gli uomini la sete pestifera del dominare. Però, poiché lungamente s'ebbe rivolto nella mente lo stato delle cose e i pericoli imminenti, posposti tutti gli altri pensieri, indirizzò del tutto l'animo a cercare nuovi appoggi e congiunzioni, e a questo, dimostrandogli grande opportunità lo sdegno del pontefice contro Ferdinando e il desiderio che si credeva che avesse il senato veneziano che si scompigliasse quella confederazione per la quale era stata fatta molti anni opposizione ai disegni suoi, propose all'uno e all'altro di loro di fare insieme per beneficio comune nuova confederazione. Ma nel pontefice prevaleva allo sdegno e a qualunque altro affetto la cupidità sfrenata dell'esaltazione dei figliuoli, i quali, amando ardentemente, primo di tutti i pontefici che per velare in qualche parte la infamia loro solevano chiamargli nipote,
li chiamava e mostrava a tutto il mondo come figliuoli, né se gli presentando per ancora opportunità di dare per altra via principio allo intento suo, faceva istanza di ottenere per moglie di uno di loro una delle figliuoli naturali di Alfonso, con dote di qualche stato ricco nel regno napoletano, dalla quale speranza insino non restò escluso, dalla quale speranza insino non restò escluso, prestò più gli orecchi che l'animo alla confederazione proposta da Lodovico, e se in questo desiderio gli fosse stato corrisposto, non si sarebbe per avventura la pace d'Italia così presto perturbata. Ma benché Ferdinando non ne fosse alieno, non di meno Alfonso, il quale aborriva l'ambizione e il fasto dei pontefici, recusò sempre di consentirvi, e perciò, non dimostrando che dispiacesse loro il matrimonio, ma mettendo difficoltà nella qualità dello stato dotale, non soddisfacevano ad Alessandro, perché egli alterato si risolvé di seguitare i consigli di Lodovico, incitandolo alla cupidità e lo sdegno e in qualche parte il timore, perché agli stipendi di Ferdinando era non solo Virginio Orsino, il quale per gli eccessivi favori che aveva dai fiorentini da lui e per il seguito della fazione guelfa era allora molto potente in tutto il dominio ecclesiastico, ma ancora Prospero e Fabrizio principali della famiglia dei Colonnesi, e il cardinale di San Piero in Vincola, cardinale di somma estimazione, ritiratosi nella Rocca d'Ostia, tenuta da lui come da vescovo ostiense, per sospetto che il pontefice non insidiasse alla sua vita, era ed inimicissimo di Ferdinando, contro il quale aveva già concitato prima Sisto pontefice suo zio e poi Innocenzio amicissimo diventato. Ma non fu già pronto, come si credeva, il senato veneziano a questa confederazione, perché, sebbene gli fosse molto grata la disunione degli altri, lo ritardavano la infedeltà del pontefice, sospetta già ogni dì più a ciascuno, e la memoria delle leghe fatte da loro con Sisto e con Innocenzio suoi prossimi antecessori, perché dall'una ricevettero molestie assai senza comodo alcuno, e Sisto, quanto più ardeva la guerra contro al duca di Ferrara, alla quale prima li aveva concitati, mutata sentenza, procedé con l'armi spirituali e pigliò l'armi temporali insieme col resto d'Italia contro loro. Ma superando tutte le difficoltà appresso al Senato e privatamente con molti dei senatori, la industria e la diligenza di Lodovico si contrasse finalmente nel mese di aprile l'anno 1493 tra il pontefice, il Senato Veneto e Giovan Galeazzo Duca di Milano, e spedivansi in nome suo tutte le deliberazioni di quello Stato, nuova confederazione a difensione comune e a conservazione nominatamente del governo di Lodovico, con patto che i veneziani e il duca di Milano fussino tenuti a mandare subito a Roma, per sicurtà dello Stato ecclesiastico e del pontefice, 200 uomini d'arme per ciascuno, e a aiutarlo con questi e, se bisogno fosse, con maggiori forze all'acquisto delle castelle occupate da Virginio. Sollevorono questi nuovi consigli non mediocremente gli animi di tutta Italia, poiché il duca di Milano rimaneva separato da quella lega, la quale più di 12 anni aveva mantenuta la sicurtà comune, imperocché in essa espressamente si proibiva che alcuno dei confederati facesse nuova collegazione senza consentimento degli altri. E perciò, vedendosi rotta con ineguale divisione quella unione in cui consisteva la bilancia delle cose, e ripieni di sospetto e di sdegno gli animi dei principi, che si poteva altro che credere che in detrimento comune avessino a nascere frutti conformi a questi semi? Però il duca di Calabria e Priero de' Medici,
giudicando essere più sicura le cose loro il prevenire che l'essere prevenuti, udirono con grande inclinazione Prospero e Fabrizio Colonna, i quali, confortati occultamente al medesimo dal cardinale di San Pietro a Vincola, offerivano di occupare all'improvviso Roma con le genti d'arme delle compagnie loro e con gli uomini della fazione ghibellina, in caso che gli seguitassino le forze degli Orsini e che il duca si accostasse prima in luogo che, fra tre dì poiché fussino entrate, potesse soccoglierli. Ma Ferdinando, desideroso non di irritare più, ma di mitigare l'animo del pontefice e di ricorreggere quel che insino a quel dì imprudentemente si era fatto, rifiutati totalmente questi consigli, i quali giudicava partorirebbero non sicurtà, ma travagli e pericoli molto maggiori, deliberò di fare ogni opera, non più simulatamente ma con tutto il cuore, per comporre la differenza delle castella, persuadendosi che, levata quella cagione di tanta alterazione, avesse con piccola fatica, anzi quasi per se stessa, Italia nello stato di prima a ritornarsi. Ma non sempre per il rimuovere delle cagioni si rimuovono gli effetti i quali da quelle hanno avuto la prima origine, perché, come spesso accade che le deliberazioni fatte per timore paiono, a chi teme, inferiori al pericolo, non si confidava Lodovico d'avere trovato rimedio bastante alla sicurtà sua, ma dubitando, per i fini del pontefice e del senato veneziano diversi dai suoi, non potere fare lungo tempo fondamento nella confederazione fatta con loro, e che perciò le cose sue potessimo per vari casi ridursi in molte difficoltà, applicò i pensieri suoi più a medicare dalle radici il primo male che innanzi agli occhi se gli presentava, che a quelli che di poi ne potessimo risultare. Né sì ricordando quanto sia pernicioso l'usare medicina più potente che non comporti la natura dell'infermità e la complessione dell'infermo, e come se l'entrare in maggiori pericoli fosse rimedio unico ai presenti pericoli, deliberò per assicurarsi con le armi forestiere, poiché e nelle forze proprie e nelle amicizie italiane non confidava, di tentare ogni cosa per muovere Carlo VIII, re di Francia, ad assoltare il regno di Napoli, il quale per l'antica ragione degli Angioini appartenerglisi pretendeva.